Viste gli ultimi risultati, secondo lei il Palermo riuscirà comunque a salvarsi? Ma io spero che si salvi. L'esordio di Novellino, che ne pensa? Non è il problema degli allenatori, è il problema che il presidente deve spendere i soldi per i giocatori. Solo Santa Rosalia ci può salvare. Allenatori sono ottimi, ma è lui che non va bene. Quando vanno un giocatore deve essere a Palermo, non lo so dove vendere in cassa sordi. E noi andiamo allo stato. Ci salviamo o non ci salviamo? Ah. Ci salviamo quest'anno, non ci salviamo. Oh. Penso che c'è, speriamo che andiamo in Italia. Secondo te ci salviamo o non ci salviamo? No, sono molto consumato, non ci salviamo. Visti gli ultimi risultati, secondo lei la salvezza è ancora raggiungibile? Speriamo, non lo so, vedendo come giocano questi qua, questi quattro pellegrini che sono è difficile, però se con un pochettino di fortuna potremmo anche farcela, perché non è che gli altri sono più forti di noi, sono anzi più scarsi. Come le è sembrato l'esordio di Novellino? Diciamo che sono più motivati, un pochettino più motivati, un po' più determinati, e diciamo con i contrasti, però sono sempre i soliti scarsi, quindi la squadra è questa, non c'è niente, va, purtroppo. Ma più che altro dobbiamo avere fiducia per riuscire a salvarci. Comunque abbiamo molti incontri, penso 9 partite ancora. Sono molto importanti gli scontri diretti che dobbiamo fare con l'Atalanta e col Frosinone più che altro. Queste sono le partite che più che altro che contano. Come ti è sembrato l'esordio di Novellino? Ma è come stato come tutte le altre partite, in fin dei conti. I giocatori sono sempre gli stessi. E poi il centrocampo non esiste completamente. È andato un po' meglio la difesa, però il centrocampo è proprio non esistito completamente. Gli attaccanti sono lasciati soli e devono fare tutto loro, devono fare. Questo. Ci vuole un buon centrocampo per risolvere la situazione. Gli uomini sono questi, non possono cambiare. Poi non ho capito, poi si aspettava Morganella, si aspettava che ritornava dall'infortunio e poi si preferisce sempre Struna, che è un difensore, non è capace proprio di attaccare la fascia e fare dei buoni cose per gli attaccanti poi. Ma ne fai sto campo, non hai capito? Alla luce degli ultimi risultati, secondo te il Palermo si potrà salvare? Ma io sono tifoso del Napoli e ieri ero allo stadio, ho visto la partita, quindi come gioco non lo so perché... Però guardando il campionato ci sono 3 squadre, Carpi, Frosinone e Verona, che stanno veramente male, quindi secondo me basta pochissimo per salvarsi, qualche punto, qualche pareggio, qualche vittoria e si raggiungono i punti necessari per la salvezza, perché veramente basta poco quest'anno. Allora da tifoso del Napoli ti chiedo, secondo te il rigore c'era? Ma la mia, io dallo stadio non si è vista bene l'azione, però poi rivedendo il replay e leggendo i vari commenti è un'azione un po' complessa, ma secondo me c'era il rigore, perché comunque c'è stato un contatto, il Albiol è caduto e c'era anche un fallo di mano nella stessa azione, quindi sembra che ci fosse il rigore. Ci salviamo a che cosa? Io spero proprio di sì, il problema è che non vedo un'organizzazione capace di poterlo fare, cioè, sia a livello dirigenziale che a livello di squadra, purtroppo. Come le è sembrato l'esordio di Novellino contro il Napoli? Il Palermo ha mostrato carattere, quindi sicuramente ha dato un'impronta decisiva, secondo me. Il problema è che Novellino non so se ha il tempo per poter guarire i mali del Palermo, che sono atavici. Secondo lei, alla luce degli ultimi risultati, il Palermo riuscirà comunque a salvarsi? Ci salveremo, mezza classifica e ci salveremo. Auguri e forza Palermo. Poi. Non si retrocede quest'anno il Palermo, o si salva? In Serie B rimane in Serie A o poi in Serie B? In Serie B se no farebbe, non è che in Serie B se no fa. In Serie B penso che c'è. Penso.